Buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Bene ragazzi, prima di iniziare mi raccomando, pollice su e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Bene, io sono appena rientrato dal Marassi, quindi questo video sicuramente lo vedrete domani. Bene, detto questo, un Pisa che è sceso in campo con le idee giuste e la mentalità giusta, grazie alla guida sicuramente di Aquilani, che ha dato un passo diverso a questa squadra. Praticamente i giocatori stanno entrando nel meccanismo del mister e si è vista tutta stasera si è vista tutta. Io direi che è un centrocampo che ha lavorato egregiamente su tutti i fronti, quindi la partita, il pallino in mano ce l'ha avuta il Pisa fin dal primo minuto. Poi Stankovic, su un errore Tramoni, non si lascia indietro, prende e segna, e quindi siamo sull'1-0 per il Pisa. Poi andando avanti con la partita si è visto che il centrocampo ha funzionato, il fraseggio c'è stato alla grande, quindi buon Veloso, bravo Marin, ma tutto il centrocampo di per sé ha fatto un lavoro egregio. Io direi egregio, bravo Moreo, bene Tramoni. In alcune occasioni c'è stato forse un erroretto o due, ma alla fine non ha inciso per niente. E quindi, andando avanti nella partita, fondamentalmente si è visto solo il Pisa. Nella ripresa è iniziato come abbiamo lasciato nel primo tempo, quindi una squadra che ha detto la sua anche all'inizio della ripresa. Un errore di Beruatto ha costretto Nicolas a fare un paio di prodezze, quindi bravissimo anche Nicolas, io direi un super Nicolas, diciamo così, ha blindato il risultato. Per quanto riguarda la rete Arena, un giocatore che oggi ha fatto vedere delle grandi cose, e poi ha trovato la rete all'incrocio dei pali. Bravissimo anche Arena. Bene Moreo, già detto, quindi bene Moreo. Leverba ha ripreso in mano le chiavi della difesa, sicuramente. E bravo anche Canestrelli. Beruatto non mi è piaciuto più di tanto. Effettivamente stasera forse non era nella sua serata migliore, però alla fine è andata bene così. Poi ci sono stati purtroppo degli infortuni da valutare, speriamo bene, perché fra 4 giorni si gioca di nuovo e giochiamo in casa contro il Parma, quindi speriamo che si riesca a riprendere qualcuno. Spero che Tramoni è uscito dolorante, quindi va bene così. Per quanto riguarda Valotti, è entrato anche Valotti, chiaro che è un giocatore che è arrivato adesso, quindi deve ancora entrare negli ingranaggi, ma abbiamo visto le belle cose anche da parte sua. E Veloso, bene, c'ha il compasso tra i piedi, qualcuno ha detto, e io confermo questa battuta, insomma, ecco. E bene, io sono contento perché alla fine abbiamo stoppato una Sampdoria che è una signora squadra. Allora, al di là di tutto. Bene, si è fatto vedere VR, ma niente di che. Nel senso, il Pisa ha inquadrato bene la situazione, è riuscita ad interrompere il gioco quando doveva essere interrotto, ha mantenuto i nervi saldi, quindi il gioco del centrocampo, ripeto, è stato fondamentale, io direi basilare. Il Pisa è riuscito negli ultimi 10 minuti di recupero, ma anche diciamo prima del recupero, a tenere la palla al posto giusto, cioè in avanti, a tenere sotto controllo questa Sampdoria. Io credo che meglio di così non poteva iniziare, anche perché dobbiamo fare i conti, comunque Aquilani ha dovuto fare i conti con vari infortunati, e quindi una squadra alla fine rimaneggiata. Hermansson, il terzino,
forse non è il suo ruolo, sicuramente non è il suo ruolo, è adattato alla situazione. Quindi niente, speriamo di vedere presto Barbieri, di vedere presto insomma gli altri fortunati che oggi Caracciolo non erano presenti, insomma. Bene, io sono contento di più, quindi io l'avevo già detto, Arena è un giocatore che farà vedere delle grandi, secondo me, delle grandissime cose quest'anno. Abbiamo risolto il centrocampo e si è visto oggi, ripeto, Marin è veramente in formissima, veloce, bene. Diciamo mai ragazzi, alla fine hanno giocato tutti bene, bene, bravi, bravi, a partire dal portiere, arrivare a Moreo, insomma, quindi la squadra al completo. Poi ovviamente negli ultimi minuti, cioè insomma, dopo gli infortuni, Aquilani ha dovuto mettere dentro quello che era di disponibile, insomma, Jureskin e Piccini e gli altri, insomma, quello che c'era disponibile, quindi il mister ha dovuto ripiegare. Ma nonostante questo, la squadra è rimasta compatta, è rimasta compatta, con le idee chiare, lucide, e ha tenuto veramente botta a questa squadra. Bene, io per questo commento la finisco qua. Io vi ricordo che la trasmissione non ci sarà lunedì, ma la trasmissione Noi Siamo Nerazzurri, ma ci sarà mercoledì, così andremo a valutare sia la partita di oggi che quella di martedì. Ricordo che la giochiamo in casa contro il Parma. Bene, io ho detto questo, vi ricordo una cosa, il Pisa resta e tutto il resto passa. Alla prossima!